Il tumore alla laringe e alle corde vocali è una patologia poco conosciuta. Oggi parliamo di diagnosi e cura. Ne parliamo tra poco. Benvenuti a Prima Pagina Salute, ne parliamo oggi con il nostro ospite in studio, Mario Lentini, direttore dell'unità operativa complessa di otorino-laringoiatria dell'ASP di Ragusa. Benvenuto, direttore. Salve a tutti i telespettatori e grazie per l'invito. Grazie a lei, direttore. Iniziamo subito da una domanda che risulta esemplificativa per il pubblico che ci guarda da casa. Cos'è la laringe, direttore? Allora, innanzitutto la laringe è un organo che è deputato alla fonazione, alla respirazione e alla deglutizione. È situato nella regione anteriore del collo, dove abbiamo appunto il pomo da Dano, è lungo circa 10-12 centimetri e mette in comunicazione le vie aeree digestive superiori, cioè il naso e il faringe, con quelle inferiori che sono anteriormente trachea e bronchi e posteriormente l'esofago. Ha una struttura cartilaginea e muscolare rivestita da una mucosa che è formata da un epitelio respiratorio squamoso e noi possiamo dividere la laringe in tre regioni. Abbiamo la laringe sovraglottica che rappresenta la porzione superiore della laringe, ed è situata al di sotto della base lingue e si estende fino all'epiglottide e alle false corde vocali. Poi abbiamo la laringe, la seconda porzione, quella centrale, che è quella glottica, che rappresenta appunto la porzione centrale e comprende le corde vocali vere, che sono proprio l'organo della fonazione. E infine abbiamo la porzione sottoglottica, che è quella situata al di sotto delle corde vocali nere e si continua con la trachea. Diciamo che è fondamentale la regione sovraglottica perché questa ci permette durante la deglutizione di far progredire il cibo posteriormente verso l'esofago, questo perché noi abbiamo una cartilagine. Appunto l'epiglottide, che è una piccola cartilagine a forma di foglia, che durante gli atti di deglutizione questa si piega e va a chiudere lo spazio respiratorio, in modo che così il cibo non possa giungere nelle vie aeree inferiori, cioè nella trachea e nei bronchi. Bene. Bene, direttore, allora il tumore alla laringe e alle corde vocali, quanto è diffuso e in quale parte si situa della laringe? Allora, intanto dobbiamo dire che i tumori alla laringe rappresentano circa il 10% di tutte le neoplasie maligne negli uomini e il 4-5% nelle donne. In Italia abbiamo circa 5.000 nuovi casi l'anno nei soggetti uomini e 500 tra le donne, e con una fascia d'età che è colpita maggiormente dai 50 ai 70 anni. Diciamo che la prevalenza nelle regioni settentrionali è di circa 15-20 casi su 100.000 abitanti, nel centro-sud i casi sono circa 7-8 su 100.000, perché sappiamo che al nord il consumo di bevande alcoliche è molto più diffuso. Bene, quindi abbiamo un'epidemiologia che è soprattutto nelle regioni del nord Italia, ma insomma anche al sud abbiamo dei casi. Naturalmente in Sicilia c'è questo appunto la sua unità operativa, che è un'unità operativa di eccellenza. Ecco, direttore, non abbiamo detto il tumore alla laringe. Ne esistono diverse tipologie. Ecco, dove è situato? Alla laringe e alle corde vocali? Ci spieghi un po'. Sì, allora, intanto dobbiamo dire appunto i tumori laringei originano nella maggior parte dei casi dalla mucosa, che è formata da un epitelio di tipo respiratorio che riveste la laringe. Nel 95% dei casi noi abbiamo dei carcinomi a cellule squamose,
Il restante 5% origina da altri tessuti presenti nella mucosa laringea, quali le ghiandole salivari, quindi possiamo avere degli adenocarcinomi, dal tessuto muscolare o connettivale, e quindi avremo dei sarcomi, e dal tessuto linfatico, quindi avremo dei linfomi. Senta, direttore, quali sono i sintomi da non sottovalutare in questo caso? Allora, purtroppo i sintomi che interessano i tumori laringei spesso non sono specifici, ma sono subdoli. Questo perché? Perché variano a seconda della sede e dell'estensione della massa neoplastica tumorale. Allora, quando il tumore inizialmente, diciamo, interessa la regione delle corde vocali, il primo sintomo è la disfonia, cioè l'abbassamento di voce che è immotivato e persistente. Nel caso invece il tumore dovesse interessare la regione sovraglottica e quindi l'epiglottide, le fasce corde, noi come sintomi possiamo avere una disfagia, che non è altro che una sensazione di, come dire, di gloppo in gola e la difficoltà quindi a deglutire, che negli stati più avanzati si associa a dolore alla deglutizione, quindi all'odinofagia, con il dolore che si irradia all'orecchio, quindi otalgia riflessa. Quando invece il tumore o è in uno stadio avanzato o interessa la regione delle corde vocali, quindi glottica, o quella inferiore sottoglottica, avremo la dispnea. Purtroppo spesso questi tumori si possono presentare in maniera asintomatica, e si manifestano solamente con la comparsa di una tumefazione nella regione laterale del collo, quindi la classica linfadenopatia metastatica che persiste appunto senza regredire. Ecco, quindi sintomi da tenere sotto controllo. Speriamo che appunto quando un utente scopre di avere questi sintomi sia in una fase iniziale. Le cause quali sono? Allora, diciamo che i principali fattori di rischio sono il fumo di sigaretta e il consumo di alcol. Noi dobbiamo pensare che il 90% dei pazienti che afferiscono alle nostre unità operative di otorino, che hanno un tumore della laringe, sono soggetti che fumano e assumono costantemente alcolici. Infatti, la possibilità di contrarre la malattia nei soggetti fumatori cresce da 4 a 32 volte in più rispetto al soggetto non fumatore. E addirittura, quando si associa, diciamo, anche il consumo di alcolici, l'incremento diventa esponenziale. Oggi, purtroppo, diciamo, da circa 20 anni ad oggi si è visto un incremento dell'incidenza dei tumori farigolaringei anche nei giovani. Questo perché? Perché è stato dimostrato che gran parte di queste neoplasie non sono correlate al fumo di sigaretta o all'assunzione appunto di alcol, ma alla contrazione dell'infezione da papilloma virus umano, che è lo stesso agente che è responsabile appunto del cancro della cervice, e a trasmissione orogenitale. Oggi, per fortuna, infatti, questa è una campagna di sensibilizzazione verso tutti i pediatri, i medici di medicina generale. Oggi, grazie alla vaccinazione contro il virus del papillomavirus, appunto, dai maschi e dalle giovani donne a partire dai 12 anni, questo ci consente di prevenire quindi questo tipo di neoplasia che è correlato a questo virus. Bene, ecco, quindi questa è già una prima e fondamentale tappa per la prevenzione di un tumore così importante. Senta, direttore, la diagnosi, ecco, una volta che appunto un individuo ha dei sintomi che lo preoccupano, quali esami svolgere? Allora, diciamo allora, quindi,
in presenza di una sintomatologia sospetta, quale la disfonia, quindi il calo di voce persistente, immotivato per una durata maggiore di 2 settimane, una disfagia anche persistente associata a dolore alla deposizione, o principalmente la comparsa di una tumefazione del collo, in questo caso è sempre utile effettuare una visita specialistica otorinolaringoiatrica. L'esame, diciamo, più utile per la diagnosi è la laringoscopia, che non è altro che una procedura indolore che noi eseguiamo anche nei bambini, che permette allo specialista otorino di ispezionare tutto il distretto testacollo, e quindi anche la laringe e le corde vocali. Questo esame come si esegue? Si esegue con un laringoscopio a fibre ottiche che è dotato di una illuminazione propria, che può essere introdotto o dalla cavità nasale, nel caso noi utilizzassimo un laringoscopio flessibile, oppure attraverso la cavità orale quando noi utilizziamo un laringoscopio rigido. Questo ci consente appunto di valutare sia la funzione laringea, quindi la motilità delle corde vocali, e l'eventuale presenza di masse sia benigne che maligne. Oggi, ad integrazione, diciamo, di questo sistema, è possibile anche utilizzare un sistema che si chiama NVI, che è un sistema tecnologico che, mediante sempre fibroscopia, grazie all'utilizzo di uno spettro luminoso particolare, ci fa evidenziare, quindi ci fa enfatizzare la vascolarizzazione della mucosa. Quindi noi siamo in grado di identificare anche i tumori maligni più superficiali in base appunto al loro aspetto neoangiogenetico. Questo è molto utile anche nel follow-up perché ci permette la diagnosi precoce di eventuali recidivi. Poi, durante la visita otorino, qualora si dovesse riscontrare una lesione a livello laringeo, sarà opportuno poi eseguire una biopsia o in anestesia locale, se possibile, o mediante la microlaringoscopia diretta. Sì. Poi, infine, diciamo, per valutare l'estensione, quindi per stadiare la malattia, si dovrà ricorrere all'imaging radiologico mediante TAC, risonanza o PET. Ecco, quindi Quindi comunque il sì. messaggio che si vuole mandare è importante Sì. perché l'otorino è specialista in otorinolaringologia e chirurgia cervicofacciale. Quindi ai fini anche di un corretto inquadramento diagnostico e terapeutico, questo diciamo che si sappia anche ai colleghi, ai medici di base, ai chirurghi, nel caso ci sia, come dire, una tumefazione laterocervicale, va sempre eseguita una visita otorino perché la maggior parte dei tumori testacollo, quindi non solo laringe, ma anche rinofaringe, cavo orale, orofaringe, danno delle metastasi laterocervicali. Quindi la visita otorino andrebbe sempre fatta in questi casi. È una visita fondamentale, direttore, direi. Appunto, abbiamo citato tutti i diversi distretti e non parliamo solo di laringe. Direttore, nel momento in cui appunto si scoprisse la presenza di una metastasi, come si andrebbe avanti? Ecco, la terapia. Allora, diciamo allora che la diagnosi precoce fa la differenza. Infatti, diciamo, le neoplasie laringee, in questo caso allo stadio iniziale, possono essere curate chirurgicamente con interventi comunque conservativi, cioè che ci preservano e che ci consentono appunto di preservare sia la funzione vocale, sia quella respiratoria che quella deglutitoria. L'ascoltazione in questo caso può essere eseguita anche mediante laser CO2 che è, diciamo, ormai in dotazione in tutte le unità di otorino ad alta specializzazione.
Nelle purtroppo neoplasie più estese, quindi dobbiamo ricorrere all'asportazione parziale o totale della laringe e anche dei linfonodi laterocervicali. Quindi poi, in presenza addirittura di un tumore in stadio molto avanzato, noi siamo costretti a eseguire la cosiddetta laringectomia totale, cioè l'asportazione totale dell'organo, comprese le corde vocali, il che comporta, come dire, cioè la perdita della normale continuità delle vie aeree, per cui i pazienti sottoposti a questo tipo di intervento dovranno necessariamente saranno portatori di tracheostoma a permanenza, perché dovranno respirare appunto dalla cannula tracheostomica. C'è da dire che oggi, anche in assenza di laringe e quindi di corde vocali, è possibile tornare a parlare mediante tecniche alternative, cioè attraverso l'addestramento specifico, cioè tramite la logopedia, o mediante l'impiego di speciali apparecchiature, le protesi fonatorie. Direttore, qual è l'alternativa alla chirurgia? Allora, oggi, diciamo, oltre a queste indicazioni, si sono affermati appunto dei protocolli terapeutici di conservazione d'organo, che però sono, diciamo, specifici per le neoplasie avanzate del distretto faringo-laringeo. Diciamo che i risultati di questi trattamenti, quindi non chirurgici, sono significativi, ma non sempre pari a quella della chirurgia. Comunque, le scelte terapeutiche, sia chirurgiche che non chirurgiche, vanno sempre valutate e concordate con i colleghi, con gli oncologi medici, i radioterapisti, i radiologi, gli psicologi, ma soprattutto con il paziente stesso. La maggior parte dei casi il trattamento alternativo si avvale della radioterapia, a cui si può associare la chemioterapia. Senta, direttore, nel caso in cui si scoprisse una massa benigna, ecco, qual è il percorso terapeutico? Allora, nel caso siamo di fronte a una massa benigna, la prima cosa da fare è sicuramente una visita specialistica con fibromicroscopia, con l'ispezione di tutti i distretti, e poi un'ecografia. Base all'ecografia, se è diagnostica in caso di cisti benigni, si può procedere all'asportazione chirurgica. In altri casi si associa spesso o la TAC con mezzo di contrasto o la risonanza. L'ASP di Ragusa, ecco, quali sono i servizi offerti dall'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria? È un'ASP di eccellenza, lei ha parlato, ecco, di diagnosi e terapia. Quali servizi per gli utenti? Allora, intanto diciamo l'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ASPA di Ragusa da me diretta comprende anche i presidi di Modica, Ragusa e Comiso, dove noi garantiamo i servizi di otorinolaringoiatria e di audiostetologia. Attualmente diciamo, l'unità operativa complessa si è trasferita presso il presidio di Modica, dove noi disponiamo delle più avanzate apparecchiature diagnostiche per la diagnosi e il trattamento di tutti i tumori testicolari, cioè cavo orale, orofaringe, laringe e anche ghiandole salivari, quindi parotidi e sottomandibolari. Abbiamo in dotazione due colonne endoscopiche, sia diagnostiche che chirurgiche, che hanno il sistema NDI, come abbiamo precedentemente detto, che è utile per la diagnosi precoce e per il follow-up dei tumori testacollo. A breve avremo in dotazione anche un laser CO2 di ultima generazione per il trattamento di tutti i tumori in stadio iniziale. Abbiamo anche istituito un gruppo oncologico multidisciplinare insieme ai colleghi oncologi, radioterapisti, radiologi, per la stadiazione e la valutazione del paziente, in modo anche da utilizzare i protocolli più aggiornati secondo le linee guida nazionali e internazionali per il trattamento di tutti i tumori testacollo,
sia in fase di preparazione dei pazienti candidati a chirurgia, sia a quelli che non possono eseguire la chirurgia. Abbiamo organizzato delle giornate anche gratuite di prevenzione per il carcinoma del cavolare e della laringe e a breve, a gennaio, organizzeremo altre Iniziative. giornate. Ecco, Sì, quanto è iniziative. importante la collaborazione tra colleghi, tra specialisti? La collaborazione è fondamentale perché comunque questi sono interventi molto demolitivi che necessitano anche di una fase ricostruttiva che noi eseguiamo in parte da soli, in parte con il chirurgo plastico. E comunque la gestione di questi pazienti è sempre una gestione multidisciplinare, cioè noi giornalmente parliamo e collaboriamo con i radiologi, gli oncologi e i radioterapisti. Ecco, quindi c'è una collaborazione strettissima e anche personalizzata perché ogni paziente deve ricevere una cura strettamente connessa al proprio stato di salute, giusto? Direttore, questo è Certo. importante, anche questo. Questo è importante, purtroppo, questo è fondamentale, però dobbiamo quindi considerare purtroppo che i nostri tipi di tumori, essendo appannaggio di soggetti forti fumatori e forti bevitori, arrivano con condizioni generali abbastanza scadenti. Ecco, Quindi bisogna quindi bilanciare i vari trattamenti. i vari trattamenti, assolutamente. E c'è anche un servizio di cui ha parlato lei prima, il servizio di supporto psicologico. Sì. Questo ha un ruolo chiave nella terapia. Certo, i pazienti devono essere accompagnati sempre perché comunque dal punto di vista anche come impatto visivo, essendo neoplasie del testa e collo, hanno un impatto visivo importante. Il paziente spesso rifiuta la tracheostomia, per cui la collaborazione con gli psicologi e psico-oncologi è fondamentale. Grazie direttore, grazie per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo Mario Lentini, direttore dell'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ASP di Ragusa. Grazie ancora. Grazie a lei.